Gentili telespettatori, un caro saluto, ancora un appuntamento con l'Orient Healing. Oggi siamo a Subiaco, in provincia di Roma, pittoresco borgo medievale situato a 408 metri sopra il livello del mare nell'alta valle dell'Aniene, costruito a scalinata su una rupe rocciosa, come abbiamo visto, che domina la valle alla destra del fiume Aniene. Per tradizione Subiaco è infatti un centro di interesse religioso e artistico, nonché turistico, ed oggi siamo qui proprio per commentare insieme al caro amico Stefano Mappa, responsabile della comunicazione del marketing della Federazione Italiana Sport Orientamento, i campionati italiani sprint di corsa orientamento. Buongiorno Stefano. Ciao Cristina, un saluto a tutti i telespettatori che ci seguiranno da questo magnifico borgo del Lazio. Pensa Cristina che a Subiaco sono stati identificati i resti della residenza di Nerone, attorno ai quali poi si sviluppò il centro. Subiaco però è anche importante per i 12 monasteri fondati da San Benedetto nel IV secolo, anche se oggi ne sono rimasti solamente due, quello di Santa Scolastica, del monastero di San Benedetto o del Sacro Speco, di cui state vedendo le immagini. Esso si erege nella curvatura di un'immensa parete di roccia ed è sorretto, pensate, da ben 9 arcate. Ma Subiaco non è solo famosa per la sua storia o i conventi, ma anche per le radicate tradizioni orientistiche, grazie al gruppo Orientisti di Subiaco, società sportiva locale che da ben 25 anni promuove su questo territorio lo sport dell'orienteering, organizzando importanti eventi agonistici come i campionati italiani, prove di Coppa Italia e addirittura nel 2005 è stato palcoscenico finale della finale di Coppa del Mondo di corsa orientamento. Ecco, a conferma della grande attenzione che da sempre Subiaco riserva a questo sport, l'evento di oggi è la terza prova di Coppa Italia. Sono due manifestazioni sportive che hanno trovato il pieno appoggio dell'amministrazione locale, in particolare del sindaco della città di Subiaco, Francesco Pelliccia, che andiamo proprio ad ascoltare ai nostri microfoni in questa intervista. E intanto Stefano, vediamo qualche particolare della gara che poi andremo a commentare. Esatto, siamo in partenza in questo caso. Ecco qua l'intervista, ascoltiamola insieme. Francesco Pelliccia è il sindaco del comune di Subiaco e porta il saluto alla manifestazione. Sì, per noi è un onore e un orgoglio, insomma, avere atleti da tutta Italia che hanno scelto il nostro territorio per questa importante manifestazione. L'orienteering rappresenta indubbiamente per noi un'opportunità in senso di sviluppo turistico, in senso di aggregazione sportiva. La nostra città infatti è teatro di tanti eventi sportivi durante l'anno. Oltre all'orienteering abbiamo un campo nazionale di canoa slalom, quest'anno abbiamo fatto i campionati italiani, abbiamo importanti piste di sci di fondo nel comprensorio di Montelivata, dove avvengono spesso delle gare sia nazionali che internazionali. E l'orienteering rappresenta un'ulteriore possibilità per il nostro territorio ed è uno sport, devo dire, poi molto pulito, in cui effettivamente si respirano i veri valori dello sport, e quindi per noi è importante continuare questo connubio con la Federazione Italiana Sport di Orientamento. Nel vostro territorio grande importanza anche per la cultura, con questi monasteri benedettini e tante altre cose. Assolutamente, Subiaco è nota nel mondo per aver ospitato per 30 anni Benedetto da Norcia, che fondò sul territorio 12 monasteri. Oggi diciamo i più importanti sono due, quello di San Benedetto e quello di Santa Scolastica. E poi Subiaco è stata, diciamo, nei secoli importante centro di potere feudale. Qui gli abati che controllavano il territorio avevano nomi importanti: Rodrigo Borgia, i Colonna, i Barberini, Giovannangelo Braschi, e qui nacquero i figli proprio di Rodrigo Borgia, Cesare e Lucrezia. Ma il primato che Subiaco vanta con maggior orgoglio è quello della stampa. Qui nel 1465 due allievi del Gutenberg stamparono attraverso i caratteri mobili il primo libro in Italia e forse anche in Europa. E allora Stefano, dopo aver commentato i campionati italiani middle di Sala Baganza, primo appuntamento con Rai Sport per quanto concerne la corsa orientamento, oggi appunto focalizzeremo l'attenzione invece sui campionati italiani sulla distanza sprint. Esatto Cristina, questo è il secondo più importante impegno agonistico del calendario 2013 della Federazione Italiana Sport Orientamento.
completerà il trittico dei tricolori, quello sulla distanza long e della staffetta, di previsto svolgimento il 7 e 8 settembre ad Aprica, in provincia di Sondrio. Ecco, allora, come abbiamo accennato prima, si terrà la terza prova ora di Coppa Italia, mentre il campionato italiano si terrà in centro storico, poi l'altra si svolgerà nei fantastici e tecnicamente validi boschi di Montelivata, no? Certo, due location che presentano caratteristiche e difficoltà molto diverse tra loro, che avremo comunque modo di approfondire attraverso l'analisi tecnica del tracciatore. Dunque, oltre 50 sono le società sportive italiane iscritte alla manifestazione odierna, per un totale di circa 400 atleti tra uomini e donne. Numeri che confermano sicuramente il grande interesse del movimento orientistico italiano per questo evento nazionale, che ricordiamo essere stato organizzato dal gruppo Orientisti Subiaco di Enrico Sbaraglia, che oggi assumerà la direzione della gara. A ricoprire invece la funzione di delegato tecnico, cioè colui che ha il dovere di assicurare la regolarità tecnico-organizzativa della gara, sarà invece il signor Tiziano Zanetello, è un personaggio che peraltro abbiamo avuto modo di conoscere anche ai campionati italiani dello scorso anno, in cui ha ricoperto la funzione di tracciatore della gara. Per la gara di oggi sono stati allestiti ben 14 percorsi e questo compito è stato curato da una vecchia conoscenza della corsa orientamento. Sarà infatti Remo Madella, già tracciatore dei campionati italiani sulla distanza middle dello scorso 20-21 aprile a Sala Baganza in provincia di Parma. E allora, visto il particolare interesse di natura tecnica che questa operazione riveste, andiamo proprio ad ascoltare, scusate dalla sua voce, quali saranno, no, Stefano, tutte le difficoltà che gli atleti dovranno incontrare in questa location, devo dire, veramente d'eccezione, che ricordiamo non essere fra i classici boschi di cui siamo, insomma, abituati con l'orienteering, ma un centro storico, nella fattispecie appunto quello di Subiaco. Remo Madella è il tracciatore di questi campionati italiani sprint. Quali sono le valutazioni che un tecnico fa quando deve preparare un impegno di questo genere? Sicuramente la prima cosa, quando ci si trova davanti a una gara di tipo sprint, è cercare di proporre una gara che sia in linea con i canoni standard di questa specialità, e quindi un tempo circa di 15 minuti per i vincitori di tutte le categorie. Io penso di aver raggiunto lo scopo, più o meno tutte le categorie sono rimaste in questi tempi. Cercavo di fare un tracciato un po' più corto degli soliti tracciati, che spesso risultano sui 18-20 minuti anche in una sprint e snaturano un po' la natura della gara sprint. Oggi più o meno tutte le categorie sono state sui 15, anche meno per altre categorie, e sono soddisfatto di questo risultato. Ci si può chiedere quali sono i parametri che un tracciatore prende in considerazione per indovinare questi tempi, dato che ad esempio nella gara di oggi vi erano anche molti sali scendi? Sì, è difficile riuscire a calcolare esattamente il tempo dei vincitori, si studiano le gare passate. Io ho fatto una delle tabelle con le gare sprint dei campionati italiani degli ultimi 2 anni, si cerca di valutare quanto è differente il terreno di gara, in questo caso era molto differente rispetto agli anni scorsi, e capire chi sarà presente alla competizione, e quindi vedere la lista dei favoriti di ogni singola gara. È difficile anche calcolare la velocità in questo terreno, perché anche se le tratte erano molto corte tra un punto e l'altro, spesso con i saliscendi, le scalette, i portici, i concorrenti dovevano fare dei giri molto molto tortuosi e quindi allungare di molto il loro tracciato. Quindi in sostanza possiamo dire che Remo Madella, tracciatore, è soddisfatto del risultato ottenuto a Subiaco? Sì, molto soddisfatto, e sono contentissimo di aver tracciato in questa città. La carta e il territorio era perfetto per tracciare una carta sprint, e sono contento che gli amici di Subiaco mi hanno dato questa possibilità di tracciare un campionato italiano e venendo da fuori. Sì, sono contento. Bene Stefano, con le immagini siamo tornati ora sul campo di gara, che vediamo quest'oggi battuto da una fastidiosa pioggia, per seguire poi le fasi che anticipano la partenza dei concorrenti. Esatto Cristina, intanto andremo a conoscere nei particolari i percorsi delle categorie elite uomini e donne. Conosceremo quindi la lunghezza, il dislivello e il numero dei punti di controllo che gli atleti dovranno individuare.
La carta ha una scala di 1 a 4.000, un centimetro equivale a 40 metri, il percorso degli uomini ha una lunghezza di 1,8 km, eccolo qua, un dislivello di 145 metri ed i punti da trovare invece sono 18, quest'ultimi ripartiti naturalmente su due carte. Come vediamo dalle immagini, la prima carta riporta i primi quattro punti, e mentre i successivi, come vedremo adesso, sono riportati su una seconda cartina, quindi ci sarà un cambio. E sono 14, quindi 18 in totale. Come da regolamento tecnico federale, il livello di difficoltà richiesto ad un atleta per questa tipologia di gara deve prevedere un mix di tecniche, vale a dire un continuo cambio delle difficoltà, anche delle tratte lunghe e fisicamente impegnative. Comunque, i primi 8 punti sono dislocati intorno alla parte alta della rupe, con un punto 6 che coincide con il 10. I restanti invece scendono e si collocano nella parte est della città di Subiaco, raggiungibili con tratte lunghe come i punti 11, 13 e 14. Ecco, siamo adesso invece con il percorso elite delle donne, misura 1400 metri, 110 metri di dislivello e i punti da trovare qua sono 15. Anche in questo caso la carta, Stefano, ha una scala di 1 a 4000. Esatto, i punti sono tutti su un'unica cartina. Come possiamo vedere, il primo punto ha una tratta più lunga rispetto ai successivi controlli che, come per gli uomini elite, hanno una dislocazione territoriale simile. I primi 7 intorno alla parte alta, mentre i restanti 8 verso la parte est della città. Anche in questo caso, nel tratto finale, abbiamo un grappolo di punti con 40 metri di distanza dall'ultimo punto all'arrivo. Allora, Stefano, dopo aver ascoltato il tracciatore Remo Madella ed aver visto la cartografia che gli uomini e le donne utilizzeranno in gara, andiamo adesso invece a seguire le partenze dei concorrenti, ricordando naturalmente ai nostri telespettatori che sono regolate da un'apposita griglia di partenza elaborata prima della gara. In effetti, ciascun atleta parte ad un orario prestabilito, però atleti appartenenti alla stessa categoria partono distanziati di 2 minuti, in quanto gareggiano sullo stesso percorso, mentre appartenenti a fasce d'età diverse possono partire sì insieme, in quanto hanno appunto percorsi con caratteristiche e numeri di controllo completamente diversi. E qui siamo ancora nelle fasi della partenza, ricordiamo che 45 sono gli elite uomini e 29 invece le elite donne che prenderanno il via alla gara e tra loro oltre 300 sono gli atleti iscritti nelle varie categorie. Un po' come accade in tutti gli sport, è importante evidenziare che la massa dei partecipanti appartengono alle cosiddette categorie master, cioè a coloro che composte da atleti appartenenti a classi d'età che vanno di 5 anni in 5 anni. Ed oggi questi atleti master sono tantissimi, valorizzando quindi la qualità della manifestazione. Stefano, naturalmente te lo devo chiedere, un pronostico sui possibili vincitori di oggi. La gara è velocissima, tra le donne la candidata numero uno alla vittoria potrebbe essere Christine Lechner, già vincitrice nel 2012 del tricolore sulla distanza sprint, middle e long, e quest'anno campionessa italiana sta alla baganza sulla distanza media. Però non perdiamo di vista anche altre atlete come Nicole Scalette e la Torgel Michaela Guizzardi. Tra gli uomini fare un pronostico è molto più difficile. Alessio Tenani, specialista dei centri storici, potrebbe spuntarla su tutti, ma non dimenticherei comunque atleti del calibro di Emiliano Corona, Manuel Negrello, Michele Caraglio e Marco Seppi. Comunque oggi sia la location di gara e soprattutto le condizioni meteo potrebbero ribaltare le citate previsioni e consentire a degli outsider di fare bene. Allora Stefano, vedremo come andrà a finire la gara odierna, che ricordiamo assegnare il titolo italiano sulla distanza sprint, non solo per gli atleti elite ma anche tra i master. Vediamo quindi partire il capitano del gruppo sportivo della Forestale. Ecco, uno dei favoriti alla vittoria finale, segue dello Sport Club Merano Sabina Rothsteiner. Un altro atleta locale della Corsa Orientamento Club Roma è Michele Fiocca. Adesso seguiremo tutti gli atleti elite che partiranno. Tommaso Scalette del Primiero, Trentino. Emiliano Corona, appartenente anche lui al gruppo sportivo della Forestale, oggi presente con ben atleti, 3 atleti. Klaus Skaguller, Groenland Orienteering. Come vedi, c'è una partenza
lungo una scalinata in salita. Bellissimo. Dopodiché gli atleti si perdono. Altra atleta del posto, Andreina Brandi, della Corsa Orientamento Club Roma. Potrebbe dire la sua questa ragazza. Michele Caraglio, CUS Bologna, altro atleta appartenente alla categoria Elite. Altro atleta dello Sport Club Merano, Haig Torgel. La Torgel si è distinta ai campionati italiani Midor. Manuel Negrello, del Primiero, società trentina, storica società trentina. Segue un'altra atleta, probabile candidata alla vittoria, Nicole Scalette, azzurra anche lei del Primiero. Marco Seppi, CUS Bologna. Un'ottima squadra quella del CUS Bologna. La sorella, Adrienne Brandi, Corsa Orientamento Club Roma. La sorella chiaramente di Andreina. Roberto Dalla Valle, Monte Giner, altra società trentina. È la volta di Lucia Curzio, Polisportiva Masi, altra azzurra. Alessio Tenani, ma potrebbe dire la sua oggi, Cristina. Gruppo Forestale. È uno specialista di queste manifestazioni. Altra campionessa del gruppo Elite femminile, Michela Guizzardi del CUS Bologna. Massimo Bianchi. Chiaramente sono numerosissimi i partecipanti, quindi vedremo gli Elite principalmente. È una delle candidate alla vittoria. Pluricampionessa italiana anche sulla distanza medio di Sala Baganza dello Sport Club Merano, Cristina Kirch-Lechner. A questo punto, Stefano, tutti gli atleti in gara sono pronti, insomma, per gareggiare, per affrontarsi sotto questa fastidiosa pioggia che continua a scendere, le difficoltà di tutti più questi percorsi approntati appunto da Remo Modella, che abbiamo ascoltato qualche istante fa. Esatto, Cristina, è importante evidenziare che la gara di oggi, visto la particolare location, nasconde molto insidie, quindi occorrerà fare molta attenzione nel percorrere il centro storico di Subiaco, evitare cadute e scivolate. Allora, la volta scorsa a Sala Baganza, in occasione dei campioni italiani Middle, le difficoltà erano sicuramente molto diverse da quelle che oggi i concorrenti dovranno affrontare. Vogliamo un attimino spiegare, Stefano, quali sono le differenze tra una gara sprint come quella odierna e quella Middle invece di Sala Baganza, e quella tra l'altro che ci sarà anche ad Aprica il prossimo 7-8 settembre, che ricordiamo tenersi sulla distanza long. La gara odierna prevede un tempo presumibile di vittoria intorno ai 15 minuti, con una tolleranza di più o meno 3 minuti sia per gli uomini che per le donne. Nella gara Middle invece il tempo di vittoria dovrebbe essere intorno ai 35 minuti, con una tolleranza di più o meno 5 minuti, mentre in una gara long i minuti aumentano a 90 per gli uomini e 70 per le donne, una tolleranza di 10 minuti. Ecco, torniamo sulle immagini del centro storico di Subiaco per cercare di capire come stanno andando in questi primi minuti della gara, facendo una prima fotografia della prova Elite sia maschile che femminile. Stefano. La gara è velocissima, come abbiamo detto, siamo al punto di controllo numero 4 per gli uomini e 5 per le donne. In questa prima parte della gara, tra le donne, la graduatoria provvisoria vede al comando Cristina Lechner con il tempo di 6 minuti e 35, seguita a solo 3 secondi da Lucia Curzio della Polisportiva Masi e da Michela Guizzardi del CUS Bologna. Si attestano invece in quarta e quinta posizione rispettivamente Andreina Brandi della Corsa Orientamento Club Roma e Nicola Scalette del Primiero. Tra gli uomini, mentre Negrello fa registrare il miglior tempo, e al comando un sorprendente Giacomo Nisi della Corsa Orientamento Club Roma. Si attesta provvisoriamente in prima posizione con 3 minuti e 24, seguito da Dalla Valle e dal Montegino e da Alessio Tenani.
Dunque, una gara velocissima, quella che oggi il gruppo Orientisti Subiaco ci propone per questi campioni italiani sprint di corso orientamento, Steph. Certamente, la manifestazione è una delle tre principali gare del calendario federale, come abbiamo detto, e la società laziale ha avuto già modo di evidenziare, come abbiamo avuto modo di evidenziare precedentemente, non è nuova l'organizzazione di questa tipologia di competizioni. Anche in questo caso il Deus Machina è stato Enrico Sbaraglia e la figlia Maria Novella, atleta che abbiamo già avuto modo di apprezzare tra l'altro agli assoluti sulla distanza media di Sala Baganza, dove giunse quinta assoluta. Oggi invece la troviamo nella veste di organizzatrice della gara. Andiamo allora ad ascoltarla insieme in questa intervista che abbiamo realizzato appositamente per voi. Sentiamola. Maria Novella Sbaraglia porta la voce degli organizzatori. Qual è il bilancio di questo campionato italiano sprint che ha comunque messo l'organizzazione a dura prova? Sì, purtroppo il tempo non è stato clemente, quindi abbiamo dovuto mandare avanti la macchina organizzativa nonostante la pioggia, però questo eravamo pronti e preparati, quindi sembra essere andato tutto bene. Gli atleti comunque dovevano fare la gara, sono pronti anche a queste condizioni difficili. Siamo soddisfatti del bilancio. Ecco, la vostra società porta avanti con successo un'attività nel Lazio e questo è solo l'ultimo di una serie di importanti eventi che avete organizzato negli anni. Sì, qui diciamo si chiude il 25esimo anno diciamo di attività dell'associazione. Abbiamo organizzato gare internazionali, la Coppa del Mondo e vari campioni italiani. Questo è appunto il campione italiano sprint e siamo molto soddisfatti. Siamo sempre stati attivi e continuiamo con passione a farlo. E poi Subiaco e il Parco dei Monti Simbruini si prestano molto bene a questa attività outdoor, quindi siamo molto contenti. Bene Stefano, con le immagini siamo tornati in gara, vediamo per l'appunto sfrecciare qualche istante fa Emanuele Negrello dell'Unione Sportiva Primiero e da seguire, eccolo qua, Emiliano Corona del gruppo sportivo della Forestale. Vogliamo un po' fare il punto della situazione quando siamo insomma poco oltre, credo, la metà della gara sia maschile che femminile elite, Stefano. Certamente, siamo al punto di controllo 10 per le donne, 13 per gli uomini. I riscontri cronometrici ci danno in testa con 10 minuti e 41 secondi sempre Cristina Kirchlechner, tallonata a soli 3 secondi da Lucia Curzio della polisportiva Masi, quest'oggi grande protagonista, ed è una brillante Nicole Scalette del Primiero che lascia la quinta posizione superando nell'ordine Andreina Brandi che scivola al settimo posto e lascia quindi la quarta posizione a Guizzardi Michela del CUS Bologna. Tra gli uomini invece al 13° punto di controllo Alessio Tenani del gruppo sportivo della Forestale ha preso già dal 7° controllo saldamente la testa della gara facendo registrare un parziale di 12:19 secondi. Eccolo qui passare in questo momento seguito da 49 secondi da un velocissimo e lucido Marco Seppi invece del CUS Bologna. Eccolo qui capace di rimontare rispetto alla precedente fotografia di ben 4 posizioni e prendere quindi il secondo posto a discapito invece di Roberto Dalla Valle, eccolo, del gruppo sportivo Monte Giner, che lascia la posizione d'onore quindi per scivolare in 8ª posizione. Terzo classificato infine con un distacco di 55 secondi da Tenani, un bravissimo Tommaso Scalette dell'Unione Sportiva Primiero in netta rimonta dopo aver addirittura mantenuto sui controlli 10-11 la seconda posizione. Come abbiamo accennato, la gara odierna si svolge nel centro storico di Subiaco, quindi una location diversa dal solito, ma soprattutto per il titolo che mette in palio. Noi abbiamo in federazione un calendario abbastanza nutrito di manifestazioni che si svolgono in centro storico. La maggior parte delle competizioni, comunque il 90%, si fanno in bosco, però abbiamo il trofeo nazionale centro storico che ogni anno ospita, viene svolto in 4-5 città del territorio nazionale. È una scelta strategica da parte della federazione lo svolgimento di questo circuito, perché si può promuovere meglio l'orienteering, si rende più visibile alla gente e nel contempo può dare alle amministrazioni comunali che ospitano l'evento un'opportunità di promozione del proprio territorio. Allora Stefano, credo che la gara stia volgendo al termine, gli atleti sono in gara da oltre 10 minuti e considerando un po' la stima dei tempi dei vincitori, che ricordiamo essere di circa 15 minuti sia per gli uomini che per le donne,
cerchiamo di capire un po' con più precisione, a due punti dalla conclusione, come stanno le cose, Stefano. Certamente, siamo infatti al punto di controllo 13 per le donne e 16 per gli uomini, quindi mancano due punti. Tra le donne, Lucia Curzio ha preso la testa della gara, superando sorprendentemente già all'undicesimo punto di controllo la campionessa italiana uscente Cristina Kirchlechner, facendo registrare un parziale di 12 minuti e 46 secondi. Segue a 23 secondi quindi la rappresentante del Merano. In terza posizione si attesta Nicole Scalette con oltre un minuto di tempo di distacco a 13.50. In campo maschile al punto 16 Emiliano Corona del gruppo sportivo della Forestale a registrare il miglior parziale, però è Alessio Tenani che tiene la testa, seguito da Marco Seppi, e in terza posizione sempre da Tommaso Scalette dell'Unione Primiero. Nel frattempo vediamo giungere il compagno di squadra Manuel Negrello. Sono già passati in questo momento. Transitare la Beniamina Locale, Adrien Brandi, eccetera. Sono tutti già passati, tutti atleti che abbiamo già visto. E allora, apprestiamo a seguire i primi arrivi. Eccoli qui, seguendo queste immagini. Stefano. Sì, stiamo seguendo gli arrivi dei primi atleti master di questo campionato italiano sprint di orientamento. E vediamo comunque la partecipazione è stata molto molto alta per una gara in centro storico, mentre guarda stiamo vedendo l'arrivo in questo momento della prima ragazza tra gli M20, è Beatrice Baldi della corsa orientamento Club Roma. Lei infatti oggi fa registrare il primo posto e si aggiudica tra i giovani, quindi tra categoria giovanile, il titolo di campionessa italiana sulla distanza sprint del 2013, comunque una bella prestazione. E questo da parte invece della in ragazza. Campo maschile, Stefano, sì. La vittoria è andata? E a Giacomo Zagonel su Samuele Curzio dello Euro Piemonte e Riccardo Scalette dell'Unione Sportiva Primiero. Quindi ecco. Come vediamo, insomma, il quadro dei giovani si sta lentamente completando. Eccolo qui, allora, il primo elite arriva, fa registrare un tempo di 15.50, quindi a questo punto conviene tenere ben presenti i tempi di arrivo per capire quelle che sono poi le posizioni che andranno a occupare. Michele Fiocca fa registrare il tempo di 16 minuti e 19 secondi, quindi insomma abbiamo in questo momento Pagliari avanti a Michele Fiocca. Vediamo adesso man mano che arrivano i restanti atleti quali saranno i tempi degli assoluti sia in campo maschile che in campo femminile, quindi in successione vedremo arrivare tutti gli elite. Ecco infatti Tommaso Scalette del Primiero, che ha fatto una gara magistrale, in questo momento ha il tempo di 15.28 secondi, quindi si colloca attualmente in prima posizione. Stanchi, è una gara velocissima, molto veloce, quindi le energie, poi un saliscendi, il terreno è molto pericoloso anche oggi, scivoloso, quindi devono dosare bene quelle che sono quella che è la corsa, e quindi diventa veramente anche un impegno fisico. Vediamo quindi arrivare tanti altri concorrenti, altri amatori, cosiddetti amatori, appartenenti a varie fasce d'età, giovani, ci sono giovanissimi, anche molti ragazzi che vanno dalle scuole per questa competizione. Ecco un altro rappresentante della Forestale, lui è Emiliano Corona, ci impiega 15.40 in questo momento, è in seconda posizione. Segue Jessica Holler del Primiero con 17 minuti e 27 secondi. In precedenza abbiamo visto arrivare la Rothsteiner con 18.03. Ecco Sky Googler del Groenland Orienteering, 15.20. In questo momento ha il miglior tempo, si colloca provvisoriamente in prima posizione. Ecco altri atleti che stanno arrivando, Maria Chiara Cripp. E vediamo nuovamente Klaus che guarda la carta e fa qualche tentennamento, forse ha capito qualcosa, scuote la testa, ma vedremo poi all'arrivo, alla fine, cosa è successo, perché quando avremo i tempi finali potremo capire anche quelli che sono stati, quello che sarà la loro graduatoria finale.
Sono proprio distrutti, anche sì, perché esatto, la pioggia di certo non li ha aiutati. Una delle beniamine locali, Andrina Brandi, 15:24, della Corso Orientamento Club Roma. Ancora altre ragazze della Bisonese. Ecco, gli atleti passano, ricordiamo Stefano. Sì, sì, punzonano e quindi in questo momento si chiude, bloccano il tempo. Il esatto, Heik Torgel, 15:14, fa registrare come tempo, seguito immediatamente da Michele Garaglio, che però fa registrare un tempo alto rispetto ai suoi concorrenti, 16:20. Ecco Stefano, stiamo completando, abbiamo completato appunto il quadro degli arrivi. Non sono mancate queste sorprese, Stefano? Credo di sì, perché intanto abbiamo un ben posizionato, un Tommaso Scalette, che può andare benissimo a podio oggi. Adesso aspettiamo comunque l'arrivo di Tenani, esatto, di Negrello, di Nicolo Scalette per quanto riguarda le ragazze. Quindi è una gara che si deciderà all'ultimo, con l'arrivo degli ultimi atleti, in base a quello. Ecco, intanto vediamo Manuel Negrello. Manuel Negrello, vediamo quanto impiegherà in questa sua competizione. Eccolo qua. Del primiero, ricordiamo, 17:00, quindi già è dietro rispetto a Corona e rispetto a Tommaso Scalette. Ecco invece che arriva Nicole Scalette, sempre del primiero, 14:20, quindi la ragazza si porta in prima posizione, attualmente provvisoria tra le donne. Continuano a guardare la carta. Guardano la carta e ricostruiscono un po' quello che è stata la loro prova, cercando di capire se hanno commesso o meno degli errori. Ripercorrono un po' quello che è stato il percorso. Loro poi lo ritracciano mentalmente sulla cartina dopo gara, proprio per fare il punto, per capire se hanno sempre fatto la scelta migliore. Giusto, la scelta certo. Migliore. È uno studio continuo. Vediamo arrivare ancora altri ragazzi iscritti tra le categorie master più o meno giovani. Tra loro c'è anche l'arrivo di Marco Seppi del CUS Bologna, 15:22 addirittura. Quindi in questo momento si posiziona in testa alla gara. Una delle sorprese, Stefano? Non è una sorpresa, perché Marco Seppi è già stato campione italiano in altre situazioni. Lucia Curzio, eccola. 13:16, porta le mani perché, al viso, perché probabilmente ha capito, in effetti con 13:16 è la prima in questo momento, ha superato Nicole Scalette. Vediamo adesso la ragazza, la Kirchlechner, cosa farà, e in base a quello vedremo chi sarà la nuova campionessa italiana sulla distanza sprint tra le donne. Arriva la sorella Adrian Brandi, Corso Orientamento Club Roma, la sorella di Andreina. E aspettiamo adesso l'arrivo dei sono due big. Ecco sì. Alessio Tenani del gruppo sportivo Forestale, Punzona con 14:20. Noi lo sappiamo già adesso che è il primo tempo. E l'ho sentito anche dallo speaker. Dallo speaker, giustamente esulta. Quindi Tenani, vedi, e anche Lucia Curzio si abbracciano tra campioni italiani. E ecco l'outsider di oggi, Lucia Curzio, che effettivamente ha portato avanti una prova magistrale. Intanto dai riscontri cronometrici ci risulta che sia già in vantaggio nel tratto finale rispetto alla Kirchlechner, che quindi probabilmente si andrà a testare in seconda posizione. Comunque aspettiamo, perché l'ultimo riscontro era ancora in vantaggio Lucia Curzio, però insomma stava scivolando. E questa è una delle insidie della giornata. Esatto. Ecco, ma ti ripeto la domanda, qualche sorpresa l'hai avuta? Lucia Curzio indubbiamente ha vinto un primo titolo italiano della sua carriera, quindi in una gara non semplice. In una gara non semplice, perché bisognava correre. Oggi bisognava correre, bisognava fare attenzione a non scivolare. E poi si ragiona. Ecco Christine Kirchlechner dello Sport Club di Milano, che comunque fa registrare un tempo di 13:34, quindi si colloca in seconda posizione. A questo punto è ufficiale. Arriva anche Michela Guizzardi, che si andrà quindi a posizionare in quarta posizione con 14:56 secondi. Quindi praticamente abbiamo un po' chiuso il parterre
degli atleti assoluti elite maschili e femminili, e quindi ci apprestiamo quindi a onorare, a dare i giusti onori ai vincitori della classifica. Quello finale che abbiamo visto qualche istante fa è la classifica finale, i tempi intermedi dell'atleta. E con le immagini ci siamo adesso giustamente trasferiti in piazza Benedetto Tozzi per assistere alle doverose premiazioni di questi campionati italiani sprint di corso orientamento, che saranno effettuate dal presidente del comitato regionale CONI del Lazio, Riccardo Viola. Quindi godiamoci questa premiazione, giusto riconoscimento per l'impegno profuso dagli atleti quest'oggi. Martino Di Castrozza, fiera di Primiero, Tommaso Scaletta. Tommy Scaletta, descritto come un voto veramente cattivo quest'oggi in gara, cattivo in senso positivo. Al secondo posto medaglia d'argento ai campionati italiani sprint per il CUS Bologna, Marco Seppi, premia il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Lazio, il dottor Riccardo Viola. Il campione italiano per la terza volta, campione italiano sprint dopo le sue vittorie anche nel parkour, per il gruppo sportivo forestale, Alessio Tenani. Alessio Tenani che con questo risultato sommato ai test che si sono disputati a Rovereto sui 3000 metri piani in pista si è guadagnato di diritto un posto come membro della squadra italiana che ai prossimi campionati mondiali in Finlandia. Siamo adesso invece sulle donne, ecco la Cristina. Premiazione delle donne. Ecco qui arriva anche Nicole Scalent. Ma oggi è a Day in the Life, come dicevano i Beatles, il giorno della vita, il giorno della nuova campionessa italiana donne elite sprint per la polisportiva Masi, Lucia Curzio. Oggi c'è una nuova campionessa italiana, la prima medaglia d'oro elite per Lucia Curzio, Junior Piemont Team, una volta, ancora prima. Bene, Una nuova campionessa italiana, Lucia Curzio, emozionatissima. Molto belle queste Stefano. Immagini, molto belle, molto significative peraltro. Soprattutto, bravi. Ecco, questi sono i volti dei protagonisti di questi campionati italiani sprint di corsa orientamento. Adesso andiamo a leggere, eccola qui, la grafica invece maschile e femminile. Vediamo Alessio Tenani, Marco Seppi e Tommaso Scalet per quello che riguarda la classifica maschile elite. E poi andiamo a lanciare le nostre interviste naturalmente a Alessio Tenani, a Lucia Curzio e al presidente della Federazione Italiana Sport Orientamento, Mauro Gazzerro. Ascoltiamole. Alessio Tenani, campione italiano sprint, terzo titolo tricolore consecutivo. Sì, sapevo che oggi sarebbe stata una gara dura, ma nello stesso tempo molto ma molto adatta a quelle che sono le mie caratteristiche. Quindi una lettura di carta mischiata a una corsa con continue saliscende, scalinate, quindi di difficile interpretazione dal punto di vista fisico. Questo tipo di centri storici labirintico è quello che mi si addice di più. Ho cercato di correre in modo preciso i primi due o tre punti e una volta preso il ritmo giusto è andato tutto molto ma molto bene. La parte finale era un pochino più, diciamo, scorrevole, qualche trabocchetto, ma ero sempre in anticipo di lettura e il risultato che ne è uscito è stato molto buono. Due domande. Questo è il titolo italiano numero e questo successo ti garantirà l'apertura delle porte della nazionale? Partendo dall'ultima domanda, sicuramente sì, perché questo tempo va a sommarsi al test fisico che avevamo fatto e mi ha garantito il posto ai mondiali di quest'anno. Sicuramente l'obiettivo sarà fare bene lì, ma soprattutto il prossimo anno che abbiamo i mondiali anche in Italia. E il titolo italiano numero della sprint è il terzo consecutivo e avevo vinto la prima edizione che si chiamava Parco, quindi il quarto in questo tipo di gara, e a cui si vanno ad aggiungere titoli a staffetta che sono tre per ora. Lucia Curzio, nuova campionessa italiana
sulla distanza corta, viene da Ivrea ed è al primo importante titolo nella categoria Elite. Sì, non me l'aspettavo assolutamente, è stata una sorpresa bellissima, ancora stento a crederci, ma ci ho lavorato tanto, e però effettivamente non ci speravo. Non ci speravi, ma sappiamo che sei arrivata preparatissima. Sì, ci stiamo preparando molto bene per le sprint, abbiamo la possibilità di allenarci molto bene durante la settimana in Emilia Romagna e ci puntiamo molto, insomma. Tu fai parte di una nuova generazione di atleti della corsa orientamento, hai solo 22 anni. Sì, ho solo 22 anni, ma faccio orienteering da quando ne avevo 7 e i miei genitori mi hanno sempre portato sui campi di gara, quindi diciamo che di esperienza ne ho abbastanza. Questa vittoria ti ha aperto le porte della nazionale? Ah, non lo so, adesso parlerò con il tecnico della nazionale, diciamo che da junior ho avuto diverse esperienze con la nazionale, adesso vedremo se c'è la possibilità di fare qualcosa quest'anno. Ti sei lasciata alle spalle un atleta di esperienza come Christine Kirchleckner, favoritissima di giornata. Ah, appunto, non me l'aspettavo proprio. Mi partivano dietro solo Michela Guizzardi e Christine e all'arrivo ho guardato indietro e non arrivavano e ho iniziato a sperare in un grande tempo. Pensi che saprai essere competitiva anche sulla distanza long? La distanza long è veramente lunga, però mi piace abbastanza, quindi vedremo. L'anno scorso non è andata male come esordio in categoria elite, quindi quest'anno ci si lavorerà bene. Il saluto della FISO viene portata dal presidente nazionale Mauro Gazzerro. Ma un appuntamento e un saluto doveroso a questa tappa qui in Lazio, che ha visto ieri lo svolgersi del campionato italiano a Subiaco e quest'oggi questa prova di Coppa Italia qui sul Monte Livata. Una grande partecipazione, oggi è uscito anche il sole, quindi un plauso sicuramente ai partecipanti e all'organizzazione che ha affrontato nel migliore dei modi questi due giorni di gare. Presidente, lei è impegnato su molti fronti, quali sono a breve i risultati che potremmo vedere frutto del suo lavoro? Ma il lavoro non è solo mio, il lavoro è di una squadra e di tutto il movimento. Adesso abbiamo un appuntamento importante già il prossimo weekend, scenderemo all'Aquila per i giochi sportivi studenteschi con la fase nazionale. Sono poche fra l'altro quest'anno le federazioni che sono riuscite a organizzare questa fase finale, quindi un plauso sicuramente alla nostra federazione che con il MIUR chiuderà questo percorso scolastico. E tanti altri poi sono anche gli appuntamenti, abbiamo quest'anno, come non possiamo dimenticare, l'appuntamento con la 5 giorni agli Appennini che precederà immediatamente il Mondiale Master a Sestrier, l'anno prossimo il Mondiale di Asiago Lavarone e quindi insomma due anni importanti e poi ancora due fino a Rio. Stefano, su queste suggestive immagini della città di Subiaco, suggestive pittoresco borgo medievale, ricordiamolo, situato nell'alta valle dell'Aniene, cittadina della provincia di Roma, che per tradizione è un centro di interesse religioso e artistico nonché turistico. Chiudiamo anche questo capitolo dedicato all'orienteering. Abbiamo seguito, lo ricordiamo, gli italiani di sci, mountain bike. Questo appuntamento invece no, Stefano, l'abbiamo dedicato proprio alla corsa di orientamento e più precisamente ai campionati italiani sulla distanza sprint. Vogliamo ricordare anche quali saranno i prossimi impegni programmati dalla Federazione Italiana Sport Orientamento, Stefano? Certamente, Cristina, il calendario 2013 ci propone i campionati italiani assoluti di trail orienteering di previsto svolgimento a Lavarone in provincia di Trento nel mese di giugno, mentre tra fine luglio e i primi di agosto saremo prima a Rovegno in provincia di Genova per seguire le 5 giorni d'Italia ed a seguire al Sestriere per vivere insieme una full immersion di corsa orientamento con le emozionanti immagini dei campionati mondiali master. E Rai Sport naturalmente sarà sempre presente su queste significative immagini dell'arrivo dei vincitori, che ricordiamo essere Alessio Tenani per il primo classificato Elite, Lucia Curzio la prima classificata donne Elite. Diamo l'appuntamento ai telespettatori a Lavarone per seguire insieme un nuovo capitolo dell'orienteering. Grazie Stefano. Un saluto a tutti.